La granita, diciamo, che ha origini della dominazione araba in Sicilia. Gli arabi hanno portato il famoso sherbet, e lo sherbet gli arabi lo preparavano con degli infusi, con delle erbe o delle frutte. Invece i siciliani hanno pensato di prendere la neve all'Etna e conservarla in delle caverne, le niviere. Poi in estate, quando c'era il caldo, andavano a prendere quella neve che era stata conservata nel periodo invernale, e aggiungendo il succo di limone è nata la granita di limone. Si metteva il limone, il succo di limone nella neve, e così originariamente era la granita di limone. Poi hanno prima costruito un sistema con due contenitori. In un contenitore loro mettevano ghiaccio, sale, acqua. Nell'altro contenitore, quello che ci andava dentro, c'era l'acqua, limone e zucchero. Facendolo girare sempre, questa è una sorta di salamoia col ghiaccio sotto, andava a congelarsi sempre più. Poi man mano sono uscite le macchine, e oggigiorno si fanno con le macchine. Così praticamente è la vera granita siciliana. Oggigiorno ormai in tantissimi bar esistono i granitori, che sono quelle macchine che fanno solamente ghiaccio e la gente gli aggiunge allo sciroppo, ma quella non è granita. Quella magari è la granatina, tanti chiamano granatina ma non c'entra con la granita. Molti anni fa le granite sono nate come limone, sono nate come mandorla, cioccolato, caffè, fragola. Nel messinese la granita più tipica è caffè con panna o limone. Poi c'è anche la granita di Gelsi, che ha anche vecchie tradizioni. Molti anni fa la granita veniva mangiata anche col pane, col panino, col filoncino, alcuni casi anche con i grissini. Oggigiorno la granita si mangia con la brioche. La brioche, diciamo in siciliano, cutuppu, è una sorta di pane dolce con una piccola pallina sopra, perché una volta le vecchiette facevano uno chignon ai capelli, si legavano i capelli, e quello era il famoso tuppo. Tipicamente si stacca, diciamo, questo tuppo, si rompe la brioche a pezzetti e va a intingere nella granita. Originariamente in Sicilia la granita, la brioche, era più colazione. Noi sinceramente qui la granita, la brioche, la mangiamo sempre, dalla mattina, mezzogiorno e sera. La gente viene a fare pranzo, cena, in qualunque momento della giornata. Noi facciamo tantissimi gusti, perché noi facciamo 24 gusti. I gusti forse che gli stranieri chiedono maggiormente sono quelle più tipiche, come limone, mandorla, caffè, caffè e panna, fragola e panna. Bambara deriva dal nostro cognome Bambara. Abbiamo aperto noi il bar circa 18 anni fa. In breve tempo siamo stati riconosciuti come un bar di granite di una buona qualità. Noi ci troviamo a Taormina, centro storico di Taormina.